un po' di rabbia, un po' di delusione o non è successo nulla? No, arrabbiati, sono uscite delle indicazioni utili, non per forza positive, ma utili per capire tante dinamiche, certe cose. Quindi ogni partita dà sempre delle indicazioni, dei giudizi su cosa c'è da fare. E quindi anche in una giornata assolutamente negativa come quella di oggi, abbiamo dei riscontri su cui lavorare. Ecco, diciamo allora, cerchiamo di capire quali sono le cose negative che non le sono piaciute. Ma è che se sbagli l'atteggiamento è più facile perdere. Se hai una volontà di recuperare magari delle posizioni, nei confronti del giudizio del mister, e queste sono le possibilità che uno ha per dimostrare quanto può incidere, quanto può dare alla squadra, al di là degli errori tecnici e degli errori che si possono fare e sono consentiti perché tutti li commettiamo, ma noi abbiamo puntato spesso sull'atteggiamento, cosa che oggi è stato, secondo me, negativo in alcuni di quelli che sono scesi in campo dal primo minuto. Quello che hanno avuto positivo sia De Socus che Colai quando sono entrati, soprattutto due giocate di De Socus bellissime. Sì, ma poi credo che l'aspetto mentale incida poi sull'aspetto tecnico, perché quando tu sei non perfettamente allineato o non perfettamente dentro la partita, poi è molto più semplice commettere degli errori o sul piano della determinazione averla meglio l'avversario. Quindi tutto qua. Invece quando tu entri con la volontà di fare bene, puoi anche commettere gli errori, ma dai l'impressione di essere vivo dentro e dentro la partita, come hanno fatto appunto i due da te citati. Prima di una domanda da Massimo, profeta in studio, posso dire che è la prima volta che la vedo arrabbiata quest'anno? No, ma ce ne sono state altre, l'ho nascosto, no, ma sicuramente sono arrabbiato perché ci tenevamo ad andare avanti, perché si pensava di fare anche un altro tipo di partita. Però è un insegnamento utile anche questo e ben venga, quindi dobbiamo trarre, come dicevo prima, le giuste indicazioni. Non mi va di dire meglio oggi perché, che domenica, perché quando si perde non è mai piacevole. Studio. Buonasera Colombo, io la voglio far sorridere perché vorrei parlare del campionato, no? Spostiamo l'attenzione su quello che avete fatto di molto positivo in questo campionato, in queste prime 11 giornate. Intanto ricordiamo 8 risultati utili consecutivi, 6 vittorie e 2 pareggi. Mi pare che i tempi di pressione nella fase di non possesso siano ben collaudati. Quando recupera palla il Pescara verticalizza bene, ma ecco, io vorrei focalizzare proprio l'attenzione sui tempi di pressione. Ci state lavorando da tempo e sono già piuttosto collaudati. Sì, diciamo che poi c'è l'intensità della pressione, al di là, oltre i tempi, e oggi magari a livello di intensità non siamo stati proprio feroci, però è un concetto su cui noi vogliamo lavorare. Poi si possono fare delle partite dove riesce meglio e alcune partite dove magari la pressione è un po' più diciamo messa in difficoltà anche dalla qualità degli avversari, però è un'idea quella di andare ad aggredire sempre alti gli avversari in modo che poi cerchino di verticalizzare e sulle verticalizzazioni poi deve essere brava la linea difensiva e quella dei centrocampisti nel conquistare la palla. Per cui sì, ci lavoriamo molto, ma ci lavoriamo un po' su tutto. E quindi anche sulla fase di transizione una volta riconquistata palla. Quindi c'è sempre modo di lavorare su degli aspetti perché nonostante i risultati siano comunque positivi, abbiamo sempre dei margini di miglioramento, come tutte le squadre, anche noi dobbiamo comunque continuare a lavorare per migliorare continuamente. Allora io approfitto per chiedere ad Alberto Colombo qualcosa sulla Gelbison a proposito di campionato, prossimo avversario dei biancazzurri, partendo da un dato. In trasferta finora hanno subito solo 2 gol. Io mi aspetto, ecco, un atteggiamento simile a quello del Gubbio oggi, quindi per rendere un po' più l'idea in modo concreto, nel senso che è una squadra che è bella compatta, che fa una buona fase difensiva e quindi diventerà complicato trovare i varchi e gli spazi giusti. Se ci vuole la necessaria qualità e la necessaria pazienza e velocità di trasmissione, perché appunto i dati parlano per questa squadra in trasferta dove sembra dal punto di vista difensivo difficile da colpire.